Sì, è molto importante per la nostra amministrazione comunale portare appunto a Montevarchi eventi di questo tipo, eventi nazionali. Oggi presentiamo tutto il programma, diciamo, dell'anno per quanto riguarda il Crossodromo di Miravalle insieme al Motoclub Brilliperi. Abbiamo 6 gare, di cui 4 di livello nazionale. Partiamo già domenica con l'inizio delle gare regionali, per arrivare poi al 14 e 15 di ottobre con il Trofeo delle Regioni, che è una, insomma, delle più importanti gare di livello nazionale, che portano solitamente circa 300 piloti a correre nella pista. È molto importante sia per l'evento sportivo in sé, ma è importante anche per una promozione del nostro territorio comunale e cittadino, visto che Miravalle è conosciuta, possiamo dire, in Italia e nel mondo, soprattutto per gli esperti di motocross, per la pista, perché è una pista importante che da sempre porta il nome di Montevarchi appunto in giro per l'Italia e per il mondo. Oltre agli eventi che appunto vengono fatti, a questi 6 eventi, ci sono anche vari progetti con cui il Comune di Montevarchi ha collaborato col Motoclub Brilliperi, progetti legati ai giovani, ai ragazzi, ai bambini delle scuole, per esempio con il progetto Vieni in moto con me, ma anche l'8 di aprile con un progetto tutto al femminile legato appunto al motocross, sempre a Miravalle. Allora, abbiamo 4 gare nazionali e 2 regionali. Si inizia domenica con la prima, domenica 12 marzo con la prima del campionato regionale. Si prosegue, domenica 2 aprile con il campionato Epoca, l'italiano Epoca. Il 7 maggio l'italiano Expert, poi c'è il fermo, diciamo, dell'estate. Si ricomincia il 24 di settembre con un'altra gara di regionale. Il 2 di ottobre con l'italiano Trial, per poi concludere l'anno con la manifestazione più importante, che è il Trofeo delle Regioni, il 14-15 ottobre. Noi, come il DNA del Motoclub Brilliperi, è sempre stato quello comunque di promuovere questo sport e di fare avvicinare i giovani, diciamo, al motocross. Ce ne sono tante iniziative, tra cui a marzo, il 19 di marzo, c'è un'iniziativa in collaborazione con il Ministero e il Dipartimento della Salute, e si chiama il progetto Vieni in moto con me, e verranno selezionati, diciamo, tramite un hobbysport 30 bambini che poi avranno 6 mesi di scuola di motocross, diciamo, gratuita per un giorno alla settimana. Ci sarà poi un CTP totalmente al femminile che riguarda soltanto le ragazze, tutte le ragazze, diciamo, dai 6 anni in su che hanno una licenza FMI possono partecipare a questo corso pratico teorico con tutti i tecnici della federazione. In più c'è la nostra scuola che va avanti da tanti anni, la Miravalle School, che siamo quasi a 40 bambini che niente, si allenano 2 volte a settimana, il mercoledì e il sabato. Assolutamente sì, avere un circuito come Miravalle è come dico sempre, è un vanto per la Regione Toscana, perché è un circuito storico, un circuito che ha un'omologazione di prima categoria, di primo livello, che significa per noi fare gare sia di regionale ma di italiano, ma anche ha l'omologa per fare gare a livello internazionale. È una struttura molto organizzata. Sono tutti volontari, tutte persone che prestano il loro tempo libero per portare avanti l'impianto, e quindi per noi, come posso dire, è sempre bello vedere che riescono a garantire un'organizzazione, ripeto, una qualità soprattutto della gara a qualunque livello sia. Poi è un motoclub che si muove anche sulla promozione, come diceva il vicepresidente Mugnaini, per con i bambini. Hanno una scuola, hanno un tecnico Floriana Parrini molto preparata, quindi fare promozione significa poi avere un domani che una parte di questi ragazzi andranno a fare l'agonismo, l'agonismo puro, quindi gare. Hanno una sensibilità anche verso la parte donne, infatti fanno un evento legato proprio a donne in moto, che sempre con i nostri tecnici. Quindi, come posso dire, il Motoclub Miravalle, il Motoclub Brilliperi meglio, con l'impianto Miravalle è un binomio, secondo me, vincente.